In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che aveva udito le parole di Giovanni e lo aveva seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Il brano del Vangelo ci consegna un verbo che apre e chiude il Vangelo stesso. Il verbo è fissare lo sguardo. Il primo che fissa lo sguardo è Giovanni Battista, lo fa nei confronti di Gesù. Il secondo è Gesù stesso, nei confronti di Pietro. Parrebbe quasi un passaggio di consegne, da Giovanni a Gesù e da Gesù a Pietro. Pietro, che è la Chiesa, viene investito di uno sguardo speciale. Lo sguardo di Gesù si è fissato, si è impresso su di lui. E non ci sono poi troppe spiegazioni al riguardo. Gesù fa delle domande ai primi due discepoli, ma a Pietro no. Appena arriva, ecco, Gesù lo riconosce. Sembrava quasi aspettarlo. E lo nomina, gli cambia nome, quasi a dire la sua nuova vita, il suo nuovo ruolo. Lo sguardo di Gesù è potente, non ti lascia mai come prima. Per questo, come Giovanni l'Evangelista, ci si ricorda anche l'ora del primo incontro. Erano le 4 del pomeriggio. È partito tutto di lì, in quel giorno, in quell'ora. È il punto di partenza, l'ora in cui lo sguardo di Gesù ti ha trafitto, l'ora dell'innamoramento, del colpo di fulmine. E a quell'ora bisogna ritornare sempre, soprattutto nei momenti di crisi. Così insegnava Chiara d'Assisi alla beata Agnese di Praga: «Memore del tuo proposito, come un'altra Rachele, tieni sempre davanti agli occhi il punto di partenza. I risultati raggiunti conservali, ciò che fai fallo bene, non arrestarti, ma anzi, con corso veloce, passo leggero, con piede sicuro che neppure la polvere permetta di ritardarne l'andare, cautamente avanza confidente, lieta e sollecita nella via della beatitudine». Ecco, questo brano è stato poi tradotto in musica dalle Clarisse, lo trovate oggi nelle preghiere della giornata, cantato dalle sorelle di Sant'Agata Feltre. A proposito dei brani della giornata, vi invito ad ascoltarli per arricchire la vostra preghiera e conoscere anche tanti tesori nascosti di Pregaudio. Buona preghiera.